Dove credi di andare, signorino? Beh, io... L'accesso alle caverne è vietato ad ogni singolo abitante di Crystal Valley. Soltanto Dionysus può entrare. Sì, ecco, vedi? Vedi di sparire, ecco cosa. Ascolta, calmati un attimo. Sto cercando Dionysus. Ho da parlargli urgentemente. Beh, spero che lo troverai allora. Ma è importante. Ho da riferirgli un messaggio urgentissimo. La Pasqua è in pericolo. Fandonia, se è per questo non hai alcun bisogno di entrare nelle caverne. Ma certo che ne ho bisogno. L'artefatto per evocare Dionysus e accedere al suo palazzo è lì dentro. Allora sei una ladra. No, io... Ascoltami, se ci tieni tanto ad entrare all'interno delle caverne, riportami l'occhio di Smeraldo, qui nel suo alloggio se ci riesci, e in cambio ti farò passare. Thank you.
Hai avuto solo fortuna. Oh no, qua non c'è nessun talismano del drago. Devo essere stata ingannata. E ora cosa faccio? Thank you.
Dannazione! Mi trovavo nella reggia dei draghi e di colpo, puff, eccomi qui. Vorrei proprio sapere chi è quello stolto che mi ha evocato proprio adesso. Mi scusi. Dragonacci, se lo trovo gli farò passare dei brutti momenti. Signor Dionysus, ehi, sono qui. Eh? E tu cosa vuoi? Chi sei? Beh, io sarei la stolta che l'ha evocata, signore. Oh, bene. Spero tu abbia una buona ragione per averlo fatto. Non vorrai certo conoscere la mia rabbia. No, ecco, i motivi sono più che giusti. Bene, lo spero per te. Avanti, sentiamo. Quale pensiero ti angoscia di dirmi tanto? Oh, saggio Dionysus, la Pasqua è in pericolo. Una rondine parlante mi è venuta a dire che la strega Gertrude ha rinchiuso il coniglio pasquale in una delle stanze del suo palazzo e si è portata via la chiave con sé. L'unico modo che ho per liberarlo è barattare la chiave con un fiore salterino di cui la strega è ghiotta, mi ha detto la rondine. Solo che i fiori si trovano nell'orto della casa dello spaventapasseri e la porta è bloccata da un incantesimo e l'unico in grado di spezzarlo è lei, custode di Whis Valley. Oh, Dragonacci, me ne ero completamente dimenticato. Ma allora, tu sei la famosa Lara Croft, dico bene? Sì, come mi conosce? Ho inviato io, Edney, a recepirti quell'importante messaggio sul coniglio pasquale. Edney? La rondine? Sì, esattamente. Per fortuna ha fatto un buon lavoro e ti ha trovata. Sapevamo di poter contare sul tuo aiuto. Non mi tiro certo indietro su queste cose. Bene, meglio così. Comunque ti accontento subito. Libero l'ingresso della casa dello spaventapasseri dall'incantesimo e ti garantisco ingresso libero. Ecco fatto! Puoi entrare. Dai, che non ti manca ancora molto. Oh, grazie Dionysus, grazie mille. A te, mia giovane amica. Un'intrusa in casa mia? Ehi, cosa vuoi? Oh, chiudi il becco, sacco di paglia. Non ho da perdere tempo. Dov'è l'orto? Che? Hai capito bene. Dov'è l'orto? Beh, è di là. Ma perché vuoi andarci? L'importante è che tu mi abbia detto dove sia. Grazie lo stesso. Se non esci subito da casa mia, mi troverò costretto a chiamare Dionysus. Non penso sarebbe una saggia scelta. Io e il draghetto ci siamo già incontrati e abbiamo avuto buoni rapporti e giuste cause per farmi essere qui. Sono sempre più confuso. Per forza, non hai mica un cervello. Thank you.
indovinato, straniera. Vorrei sapere proprio cosa ci fai qui nel mio palazzo e come fai a conoscermi. Mi hanno parlato molto male di te e mi hanno raccontato del tuo folle piano per rovinare la pasta quest'anno. Folle? È semplicemente perfetto! Quest'anno tutta Peaceful Valley, tutto il mondo non festeggerà la Pasqua! Già, già, molto interessante e diabolico. Potrei avere adesso la chiave per liberare il coniglio pasquale. Vai! Stregacce! Un fiore salterino! Oh, io li adoro! Facciamo una cosa, ti prendi il fiore se in cambio mi dai la chiave per liberare il coniglio pasquale. Cavoli! Ma questo è un ricatto! No, un baratto. Diamine, non so resistere al mio stomaco. E va bene, prenditi la chiave e lasciami quel fiore. Ho una fame. Più facile di così.